Perché quando dicono che gli ultimi arriveranno i primi, c'hanno ragione. Buongiorno a tutti cari amici lettori e ben ritrovati sul canale. Io sono Francesca e quello di oggi è un video assolutamente non pianificato, frutto di un montaggio, perché mandava così. Nel senso che ho filmato il video delle migliori letture del 2019 e è venuto troppo lungo. Per cui dal momento che in quel video, prima di cominciarvi a parlare delle vere migliori letture del 2019, ho nominato alcuni libri che non erano proprio il top, però comunque ad oggi sono ancora ben presenti nella mia mente, hanno lasciato il segno e penso che saranno ricordati per l'effetto che hanno avuto su di me. Ho deciso di prendere quella parte di video e farla diventare un nuovo video, per non tenervi a voi un'ora incollati a guardare un mio video che immagino sia un supplizio tremendo, e questo mi dava la possibilità di caricare un video già oggi. Quindi a breve la Francesca del passato vi parlerà di alcuni libri che non sono top, non sono i top del 2019, ma sono comunque letture che per un motivo o per un altro a gennaio del 2020 io ancora ricordavo, che avevano lasciato un piccolo segno, e la Francesca del passato ve ne parlerà molto velocemente. Lascio a lei la parola. Innanzitutto una graphic novel intitolata Waves di Ingrid Chabert e illustrata da Carol Morel. Questa è una graphic novel autobiografica ma naturalmente un po' romanzata, che parla della gravidanza della scrittrice. Lei e la moglie stavano aspettando un bambino, ma purtroppo la scrittrice perde questo bambino. La coppia dovrà affrontare questo tremendo dolore e andare avanti con la propria vita per quanto possibile. È una graphic novel molto delicata. Mi è piaciuto molto il modo in cui i disegni, soprattutto l'utilizzo dei colori, è cambiato nel corso della storia, dal momento in cui perdono il bambino al momento in cui pian piano ricominciano ad aprirsi alla vita e a non sorpassare ma affrontare e imparare a convivere con questo dolore. Un'altra graphic novel è Tales from Behind the Window di Edanur Kuntman, e questa è un'altra graphic novel autobiografica che parla della vita di questa donna che proviene dal nord della Turchia e che è stata costretta dalla propria famiglia a sposare un uomo. È stato un matrimonio arrangiato, e parla quindi del suo matrimonio, così come di quello della madre e forse anche della nonna, se non sbaglio. Quindi dà voce ad una generazione di donne che non hanno avuto voce, che sono state costrette a compiere delle scelte di vita. Io ho pianto, mi è rimasto nel cuore. Breve ma molto molto intenso, ancora una volta disegni meravigliosi, fantastico. Per passare a qualcosa di leggermente più leggero, Il millesimo piano di Catherine McGee. Questa è una trilogia che è stata pubblicata in Italia da PM e che io ho ascoltato in audiolibro consigliato fra l'altro perché fatto veramente bene. Non voglio dire che si tratta di una serie trash, perché non è assolutamente questo, però immaginatevi un Gossip Girl ambientato in una New York distopica. Mi sa che siamo nel 2118, e praticamente nel futuro le persone non vivono più in case normali ma vivono rinchiusi in queste grattacieli altissime. Più in alto livello di abitazione più si è ricchi e si fa parte dell'elite, piani bassi si è poveri, servi, indegni di esistere su questa terra. Seguiamo le vite di 5-6 personaggi, adesso non ricordo esattamente quanti fossero, quindi si alternano i loro punti di vista. Abbiamo sia i Serena Van Der Poel sia i Ben Humphrey della situazione, quindi tutto il ventaglio delle estrazioni sociali possibili ed immaginabili, e drama alla massima potenza, ne succedono di tutti i colori. Sono anche affrontati alcuni argomenti tabù in modo fatto bene, devo dire, come incesto, dipendenza da droghe, ed è una serie che crea dipendenza. Poi Stazione 11 di Emily St. John Mandel, pubblicata in Italia dalla Bompiani e tradotta da Milena Zemira Ciccimarra, e questo è un altro romanzo distopico post-apocalittico dove un'epidemia ha colpito gli uomini, la civilizzazione si è
praticamente estinta e naturalmente pochi sopravvissuti vivono vite molto diverse da quelle a cui siamo abituati oggi. Non ho amato questo libro follemente, però devo dire che mi ha colpito per questa atmosfera di inquietudine e di ansia che l'autrice è riuscita a creare e io ero in ansia leggendo questo libro, era realistico da morire. Tutti pensiamo, ma sì, vabbè, c'è un'epidemia, la popolazione viene decimata, però chi se ne frega, abbiamo internet, possiamo passare le giornate a binge-watchare telefilm, guardare cose, possiamo fare quello che vogliamo. No, perché non ci sarebbe nessuno che produrrebbe cibo, le scorte di cibo finirebbero, non ci sarebbe internet, non ci sarebbe elettricità, non ci sarebbe acqua calda, cioè le nostre vite sarebbero completamente diverse, non ci sarebbero medicine, cioè lei riesce, è riuscita a mostrare effettivamente quanto difficile, quanto terrificante sarebbe la vita umana se dovesse succedere qualcosa del genere e io, cioè quando dovevo continuare a leggerlo, avevo bisogno veramente, cioè, di stare in uno stato d'animo adatto perché altrimenti era la fine, quindi mi è piaciuto molto per l'atmosfera che è riuscito a creare e devo dire che comunque è stata una bella lettura. The Afterlife of Holly Chase di Cynthia Hand, questo mi sa che non è stato tradotto in italiano, correggetemi se sbaglio, ma è praticamente un retelling di Christmas Carol di Charles Dickens, niente a che vedere naturalmente con il classico del caro Charles, però devo dire che io ero scettica da morire e per tutto il libro, io ho ascoltato l'audiolibro, per tutto l'ascolto che era qualcosa tipo una decina di ore, sono stata scettica della serie che pensavo, ero sicura di sapere come sarebbe andato a finire, che sarebbe stato il solito cliché YA e che sarebbero successe tutta una serie di cose che ci aspettiamo dai libri YA, e poi sono arrivata all'ultima ora e ascoltando un evento io sono scoppiata a piangere. Stavo ascoltando l'audiolibro, stavo correndo, perché io ascolto gli audiolibri quando corro la mattina, adesso la sera in realtà, però vabbè, e mi sono messa a piangere. Ora, io non sono una che piange facilmente quando legge o che ride quando legge, naturalmente provo tutta una serie di sensazioni, ma non l'esterno, cioè sono sensazioni che restano dentro di me quando leggo, perché quella è la mia reazione alla lettura. E qui sono scoppiata a piangere, il che vuol dire qualcosa, no? Ed infine l'ultimo libro che mi è rimasto in mente, che non posso non citare, è Carmilla di Sheridan Le Fanu. E io ho ascoltato anche di questo l'audiolibro, una versione adattata, quindi non il testo scritto dall'autore, ma è stata un'esperienza di ascolto che è meravigliosa. Gotica, sensuale da morire, è il primo romanzo sul vampiro, sui vampiri che è stato mai scritto, abbiamo una vampira lesbica, fantastico, narrato fra l'altro da Leslie Rose, che per chi non lo sapesse è insomma la tipa di Jon Snow in, non mi viene il nome, è la tipa di Jon Snow in Trono di Spade. Brividi, audiolibro realizzato in modo perfetto, perché non soltanto ci sono diversi attori che interpretano i personaggi, ma ci sono tutti i rumori di sottofondo, i balli, i rumori del bosco, le musiche, inquietante da morire. Assolutamente consigliato. E rieccomi qui, spero che questo video vi sia piaciuto, quelle erano le letture non top ma comunque da ricordare fatte nel 2019, fatemi sapere nei commenti se avete letto i libri di cui vi ho parlato, se vorreste, quali sono state le vostre impressioni, se ho catturato la vostra attenzione o da jazz, giù nei commenti, perché sapete che mi piace parlare tantissimo con voi. Noi ci rivediamo in settimana con un altro video a cui tengo moltissimo e quindi spero che lo guarderete, spero che mi darete un vostro feedback, dopodiché ci rivedremo domenica per scoprire quali sono le letture migliori del 2019, chissà quali saranno. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi!